lezione di oggi proveremo a disegnare, vogliamo replicare questo pezzo meccanico abbastanza semplice, inizieremo a disegnare la parte che si vede come verticale, quindi con la piastra. Partiamo con un nuovo sketch, create sketch, piano XY, andiamo a vedere le misure, è da 47, in questo lato è da 47 per 48, iniziamo a disegnare questo angolo. Quindi una polilinea da 47, poi disegno un'altra linea da questa parte lunga 48. Ok, ho disegnato il primo pezzo del primo angolo. Ora aggiungo da questa parte una linea lunga 7,5, poi sull'estremità avrei un cerchio. Avrei un cerchio che posso disegnare per intero. Un cerchio passante per due punti e la distanza tra i due punti è di 22 mm. Eccolo qua. Ora andiamo a tracciare la riga che parte da qua, chiude la figura, andiamo a ingrandire, devo cercare la tangente, cioè mi avvicino finché non comparirà quel simbolino col cerchio e la riga. Ok, quindi siamo andati a realizzare, in questo modo abbiamo realizzato lo sketch di base, lo concludiamo, torniamo nella modellazione 3D, ora possiamo dargli lo spessore, controlliamo qua lo spessore di 11 mm, quindi vado, utilizzo press pull, seleziono uno e le due parti, le espando in modo simmetrico e le faccio crescere di non 11 mm ma 5,5, che è la metà, perfetto. Sono cresciute sopra e sotto rispetto allo sketch. Ora tolgo un attimo il body, vado a prendere ancora press pull, seleziono il cerchio e lo farò crescere per ottenere il cilindro ed è la lunghezza totale di questo è di 45. Anche in questo caso andiamo, cresciamo in modo simmetrico, quindi 45 diventa 22,5. Ok, metto insieme i due corpi, non sono uniti, quindi li uniamo. Vado qua, dico combine, dico questo è il primo, questo è il secondo oggetto e faccio ok. Ora sono un corpo solo. Adesso scaviamo all'interno di questo cerchio. Quindi ci serve, possiamo utilizzare un aiuto con lei di costruzione, individuiamo l'asse, selezioniamo la faccia, ecco qui l'asse che passa per questo cilindro. Ora andiamo a disegnare un cilindro su questa faccia, questo è il centro che abbiamo individuato, il diametro è di 6 più 6, 12. Eccolo qua, stop sketch. Ora per creare il foro andiamo a selezionarlo, con press pull lo spingiamo verso il basso con abbondanza ed ecco fatto, abbiamo ottenuto il buco. Ora dobbiamo andare a fare crescere l'altra piastra. Allora potremmo o creare una piastra e andare a appiccicarla, ma ho usato un approccio diverso. Nascondiamo il corpo che abbiamo disegnato finora, torniamo sullo sketch, lo possiamo editare e andiamo ad aggiungere una polilinea che parte da qua, che chiude il giro. Stop sketch, torno in modalità di modellazione. Ora la faremo lievitare sopra e sotto in modo simmetrico come abbiamo fatto prima e dunque questa piastra dovrà crescere anche lei di 45 mm, quindi modify, press pull, metto simmetrico, inizio a tirarlo, so già che devo dirgli 22, 22 e mezzo, do ok. Visualizzo il resto dell'oggetto ed ecco qui. Sono
sono due corpi separati, quindi andiamo a fonderli un'altra volta, quindi facciamo combine uno e il secondo. Ok, ecco qui l'oggetto. Adesso dovremmo andare a ricavare i fori sulla piastra. Dunque, i fori sono posti a 7,5 mm dal bordo. Allora, intanto ci giriamo e andremo a disegnare qua sopra per individuare i fori. Quindi facciamo sketch, create sketch, selezioniamo la faccia. Ora andiamo a disegnare delle linee di comodo. Abbiamo detto che la distanza è di 7,5, quindi mettiamo il primo punto, mi sposto di 7,5, disegno una linea, proseguo il disegno, adesso scendo, arrivo fino alla parte opposta. Ok. Ripeto l'operazione da quest'altra parte con la polilinea. Andiamo indietro di 7,5, arriviamo fino in fondo. Ok, ripetiamo anche da quest'altra parte, 7,5 da qui, andiamo fino in fondo, poi un'altra volta di qui, facciamo una linea 7 5, poi da qua proseguiamo un'altra linea e arriviamo fino in fondo. In questo modo ho individuato i punti, i centri per i fori che hanno un diametro da 3,75. Allora disegniamo ora dei cerchi, dovrebbe essere 7 5. Ok, 1. Disegniamo il secondo cerchio. Sette punto cinque. Disegniamo terzo cerchio. Sette punto cinque. Disegniamo terzo cerchio. Ho premuto il tasto C questa volta. Sette punto cinque. Invio. Ok, ecco fatto. Ora potrei andare a eliminare i segmenti che non mi servono più, li ho usati solo come supporto per andare a trovare i centri, e faccio stop sketch. Ecco qua i quattro fori. Ora utilizziamo sempre press pull, seleziono, clicco sul primo, shift click sul secondo, shift click sul terzo, shift click sul quarto, spingo verso l'interno, do invio e eccoli forati. Poi il pezzo è finito, poi di solito si mettono alcuni abbellimenti, per esempio sta bene mettere dei fillet tipo su questi bordi, tasto F per richiamarlo all'istante. Adesso qui non vorrei esagerare, facciamo, cerchiamo di fare tutti uguali, metto un millimetro. Ok. Oppure anche a volte si, ovviamente se nel disegno non è richiesto non si mettono, eh. In questo caso anche qua potrebbe starci bene un fillet, in modo che l'oggetto sia, ecco l'oggetto finito come da disegno.